Circling in the same place, trying to get my head on straight. You're even farther than yesterday. I don't want to fake this, but I can seem to shake this, no. Cause you don't look at me the same. I can't seem to break through. Tell me how to make it true. Cause I've given everything for you. You only love what is brand new. Now I'm just a game for you. There's no fight left in you anymore. You don't feel it anymore. Though I keep begging you for more. You don't feel it anymore. Anymore. Trying to keep the spark alive, but not a well that already died. Cause you don't even seem to try. You never seem to try. I thought we were endless. Buonasera cari amici di Visit Lemine e Lemine News. Siete pronti per un'emozionante avventura radiofonica? Oggi inauguriamo una nuova serie di collegamenti informativi e in diretta audio con la vita del territorio di Lemine e non solo. Direttamente attraverso questa nuova rubrica che abbiamo deciso di chiamare Lemine Podcast News. Questa è la puntata pilota di una rubrica che vi terrà aggiornati sulle ultime novità, eventi e storie interessanti che caratterizzano il nostro amato territorio. Siamo entusiasti di poter condividere con voi queste voci e suoni che rendono Lemine così unica. Durante questo viaggio radiofonico esploreremo gli aspetti più affascinanti della nostra comunità e vi daremo uno sguardo privilegiato su tutto ciò che accade nelle nostre piattaforme di Visit Lemine e Lemine News. Oggi abbiamo il piacere di avere in collegamento diretto da Fuerteventura uno straordinario ospite, Massimo Testa. Massimo è nato in Germania, ma ha trascorso la maggior parte della sua vita a Treviglio in un semplice appartamentino vicino alla Sane. Eppure la sua vita ha preso una svolta avventurosa quando ha deciso di trasferirsi con sua moglie a Fuerteventura, un vero paradiso naturale. Aria pulita, paesaggi lunari, mare cristallino e spiagge meravigliose sono solo alcune delle incredibili caratteristiche di quest'isola. Fuerteventura è conosciuta come la Playa de Canarias e vanta oltre 150 km di spiagge, dalle tonalità del nero della lava, oramai sgretolata, al dorato dei fondali trasparenti. Ma non è solo la bellezza naturale a rendere Fuerteventura una meta ideale per le vacanze. Il clima secco e caldo durante tutto l'anno, simile a quello della Florida e del Messico, regala temperature piacevoli che raramente scendono sotto i 18 gradi o salgono sopra i 28 gradi. Nel 2019 il sogno di Massimo diventa realtà con la nascita di Stop in Paradise. Fermati in Paradiso, l'azienda turistica di cui è amministratore unico. Oggi avremo il privilegio di ascoltare direttamente da lui cosa rende la sua agenzia così speciale e cosa possiamo aspettarci da una vacanza a Fuerteventura. Dunque, senza ulteriori indugi, diamo il benvenuto a Massimo Testa direttamente da Fuerteventura. Massimo, mi senti?
Ti sento benissimo. Buonasera Marco, buonasera a tutti. Perfetto. Riesci a sentirci bene? Sì, ti sento benissimo. Grazie Marco. Molto bene, grazie. Buonasera. Buonasera a tutti. Massimo, una curiosità. Noi oggi siamo sotto un temporale incredibile. Lì a Fuerteventura, che tempo fa? Guarda Marco, qui ci sono 25 gradi, c'è il cielo azzurrissimo, c'è leggermente una brezza che è molto piacevole e fa sì che il calore non crei disturbo, e naturalmente c'è sempre questo oceano che ti ruba la vista e che ti fa sognare. Ah, e che orario è adesso? Adesso sono le 9:06, c'è la differenza di un'ora, però qui diciamo che fino alle 9:30 è come se fosse pomeriggio. Ah, ho capito. Sì, beh, sono anche qua le 9, probabilmente per il discorso che c'è l'ora legale. No, scusa, mi sono confuso. Sono le 8:06, scusa. Ah, 8:06. scusami. Ma com'è il tempo oggi, il clima? Il clima oggi è molto bello, è temperato, ci sono 25 gradi, c'è il cielo azzurro, comunque estate, nel pomeriggio, diciamo, verso mezzogiorno, l'una, le due, ci sono stati 30 gradi, si è potuto andare al mare, tutti i turisti, tutti contenti, felicissimi, perché comunque questa brezza ti aiuta a prendere il sole, e un bel sole, bello forte, consiglio a tutti, nel caso dovessero venire a Fuerteventura, di mettersi una crema protettiva per non bruciarsi. Ah, okay. Comunque è veramente una bellissima giornata. Ma il periodo migliore è quello invernale oppure questo qui estivo per venire a Fuerteventura? E realmente il periodo migliore è ottobre, novembre, dicembre, anche perché comunque l'acqua è più calda, perché è stata scaldata durante l'estate da un sole molto forte, e comunque anche il numero delle persone è leggermente più basso, e quindi ci sono giornate, anche perché si apprezza di più, perché diciamo in paesi come in Italia o comunque in Nord Europa fa molto freddo o comunque c'è umidità, e qui invece è come se fosse l'eterna primavera. Ah, caspita. Bene, allora cominciamo con la sequenza di domande che io mi sono preparato e che spero che possano essere esaustive anche per coloro che ci ascoltano oggi in diretta e che ci ascolteranno anche in differita nei prossimi giorni nelle nostre piattaforme. E volevo cominciare chiedendoti cosa vi ha spinto a prendere la decisione di emigrare dall'Italia e trasferirvi a Fuerteventura. Ci sono stati dei fattori specifici che hanno influenzato la vostra scelta? Sicuramente, come hai detto tu nella bellissima introduzione che hai fatto, e colgo l'occasione di farti i complimenti, e la temperatura sempre intorno ai 25 gradi tutto l'anno, più o meno è come se ci fosse la primavera, e anche il clima molto secco è una cosa che è stata molto forte come caratteristica per farci fare, che ci ha influenzato per venire qui a vivere, perché comunque io per esempio ho dei problemi di salute, e l'umidità che purtroppo incontravo nella bassa bergamasca Treviglio per me era un po' dannoso, e è stato un toccasano venire qui a fare per esempio una vacanza. Mi si è aperta realmente un sogno, perché ho detto cavoli,
c'è un posto dove tutto l'anno c'è la primavera. Poi comunque un fattore molto importante è anche il discorso che qui praticamente la delinquenza è quasi inesistente e quindi si può vivere più tranquillamente. Anche a livello, diciamo, facciamo dei piccoli esempi. Io mi sono commosso vedendo i bambini che giocavano da soli per strada, che erano delle realtà che io anche da bambino non ho mai vissuto. E sono cose che mi hanno raccontato i miei genitori e i miei nonni di tanti, tanti, tanti decenni nel passato che si poteva fare in Italia. La paura della delinquenza qui è realmente bassa. È naturale, ci sono dei casi, però non come a livello della penisola o comunque degli altri stati europei. E poi comunque c'è la possibilità anche di un costruire un qualcosa a livello lavorativo. Cioè, quindi le opportunità non ti aiutano se tu hai la volontà di fare qualcosa e non ti bloccano, non ti chiudono la strada. Certo, perché diciamo che a livello fiscale i liberi professionisti hanno la possibilità, con degli aiuti governativi, di valutare se realmente sono sulla buona strada, hanno fatto un qualcosa di buono aprendo la loro attività. Faccio degli esempi: al posto di pagare interamente la quota fiscale mensuale, il governo ti dà la possibilità di pagare una tantum, per esempio adesso da gennaio 80-100 euro al mese, che comprende anche il discorso sanitario, la copertura sanitaria. Questo dura più o meno 2 anni e in questo tempo una persona valuta se realmente è stata una buona idea quella sua imprenditoriale di andare avanti e quindi dopo il secondo anno c'è l'aumento a pagare pieni regimi, le tasse e tutto. Ho capito. E, ho visto che mi hai già praticamente risposto alle ulteriori 3-4 domande. Scusami. No, no, ma va benissimo, va benissimo. E com'è nata l'idea di creare Stop in Paradise? C'è stata una particolare ispirazione o un evento che ha dato origine a questo progetto? Ti spiego. Allora, io e mia moglie ci siamo innamorati di quest'isola. Amiamo molto sia il discorso della natura e sia il discorso delle sue tradizioni e della cultura che esiste. Le tradizioni del popolo che sono molto ferree, molto sentite, non sono state abbandonate e quindi l'amore verso quest'isola ci ha portato anche la voglia di trasmettere questo sentimento e far conoscere alle persone che vengono qui come turisti tutte le particolarità, anche perché abbiamo visto nella nostra esperienza che comunque molte persone quando vengono fanno molte domande, giustamente chiedono dei consigli e quindi attraverso le nostre risposte abbiamo cercato di trasmettere anche il messaggio dei luoghi più importanti per la gente del posto, non solo commerciali, e di trasferire anche le tradizioni che sono qui. Stop in Paradise, appunto, questo progetto è far sì che non un discorso solo commerciale, dove il cliente è solo un numero. Il cliente non è un numero, è una persona dove noi gli cerchiamo di dare dei servizi a 360 gradi e un'assistenza quasi 24 ore su 24. Diciamo che quando noi non rispondiamo al telefono è perché stiamo dormendo. Ho capito, ho capito. Quindi, ricapitolando, alcuni servizi particolari offerti da Stop in Paradise.
I nostri servizi particolari sono per esempio l'assistenza e poi per esempio l'accogliere le persone all'aeroporto se la cosa fa piacere e appunto dare dei consigli secondo la nostra esperienza. E non ci fermiamo solamente a un discorso di offrire servizi turistici, ma proprio dal punto di vista pratico, mandare per esempio una lista di ristoranti, dei punti di riferimento, per far sì che quando si visita tutta l'isola si ha un punto di riferimento dove mangiare oppure un punto di riferimento dove da visitare. Tutti questi servizi che fanno sì che le persone non vengano abbandonate, ma realmente possono organizzare secondo le proprie esigenze la propria vacanza. Quindi i servizi turistici possono essere sia a livello della vendita dei voli oppure le escursioni, si può trovare direttamente gli alloggi in albergo, ville, case vacanze, il noleggio delle auto. Termine un personal traveler, cioè una... sì. Ascolta, nel corso degli anni hai ottenuto riconoscimenti nella comunità locale di Fuerteventura? Quali sono stati i riconoscimenti? Come ti senti nell'averli ricevuti? Se li hai ricevuti? Sì, ti dico sinceramente, già il fatto di essere invitato per esempio in feste che di solito vengono invitate solo le aziende spagnole o canarie, per me è un riconoscimento molto grande, perché vuole dire l'essersi integrati è un riconoscimento molto forte per noi, perché veramente noi sin dal primo giorno abbiamo comunque la conoscenza che siamo delle persone, degli stranieri, e abbiamo scelto noi di venire a vivere qui e bisogna integrarsi. Prima cosa imparare la lingua e poi adattarsi ai costumi che ci sono qui a Fuerteventura, alle Canarie e in Spagna. Riconoscimenti, per esempio, l'ultimo è stato essere invitato come azienda a far parte della Camera di Commercio nel settore turismo, a fianco per esempio a direttori generali di alberghi, a presidenti di associazioni del turismo, al direttore per esempio dell'aeroporto, e questo è veramente un riconoscimento grandissimo. Sì, indubbiamente, perché vi fa capire che siete integrati oramai completamente nel tessuto dell'isola. E quali sono i tuoi progetti per il futuro di Stop in Paradise? Ci sono nuove iniziative o servizi che stai pianificando per migliorare e far crescere l'offerta? E i nostri progetti del futuro è far sì che Stop in Paradise, faccio una piccola parentesi, la nostra azienda si è adattata, come tante aziende, alle negatività che sono successe in questi anni, il Covid, la guerra, che economicamente tutte le aziende hanno avuto purtroppo una parentesi negativa. Quindi ci siamo adattati, oltre a servire a dare servizi turistici, noi organizziamo anche eventi per le aziende, oppure come oggetto sociale abbiamo anche per esempio fare marketing, pubblicità, e man mano del periodo abbiamo spostato, ampliato questi servizi. Per il futuro cercheremo di far sì che l'azienda si cresca incorporando nuovi servizi, che può essere un'integrazione di persone che lavorino su altri stati europei o mondiali, e poi soprattutto noi siamo diventati agenzia di viaggio,
Quindi cosa vuol dire? Che prima eravamo un'azienda specializzata, si definisce nel gergo ricettiva, che vuole dire specializzata nel turismo solo dell'isola o delle Canarie. Ad oggi invece stiamo puntando in vendere pacchetti di viaggio per tutto il mondo, che può essere viaggi organizzati per l'America oppure per la stessa Europa o per altri stati. In più, i progetti per il futuro sono anche staccarsi un po' dal discorso del turismo, lavorare di più con la Camera di Commercio nell'assistenza degli imprenditori che vengono qui a Fuerteventura che vogliono investire. L'assistenza cosa vuol dire? Che anche qui, come per i turisti, faremo così la stessa cosa per l'imprenditore, non farli sentire soli, assisterli con una rete di professionisti come avvocati, commercialisti, che possono avere sempre un'assistenza e possono anche parlare con noi e usufruire della nostra esperienza. Capito? Quindi proprio a 360 gradi, quindi non solo i turisti, ma anche i turisti, diciamo, chiamiamoli, coloro, le imprese che vogliono investire, quindi dall'estero. Sì, perché ti spiego, quello che abbiamo provato noi, abbiamo visto che a livello europeo, non ti parlo soltanto di nostri connazionali, ma proprio a livello europeo ci sono molte persone che hanno scelto di venire a vivere qui alle Canarie. E tra questi molti imprenditori che hanno visto che c'è la possibilità, visto che qui siamo sempre in Europa, di aprire un distaccamento delle proprie aziende. E quindi, visto che poi qui l'isola è comunque piccola, ci si conosce tutti, si ha la possibilità di viaggiare sulla stessa strada nelle riunioni e tutto, e allora è nata questa esigenza delle persone, dei nuovi imprenditori, appunto di cercare qualcuno che li assiste. E vedo che comunque anche questa è una buona strada e dà dei buoni risultati. E ti faccio una domanda extra, ma il conflitto russo-ucraino ha comportato dei problemi per il turismo lì a Fuerteventura? Purtroppo a livello proprio delle Canarie sì, perché c'erano molti turisti che arrivavano dalla Russia che sono stati proprio penalizzati perché per la loro nazionalità gli sono stati chiusi proprio le porte, gli sono state sequestrate per esempio le imbarcazioni e comunque come in tutto il resto del mondo, quando c'è una guerra, chi è da una Domani. parte e dall'altra viene visto in una maniera un poco negativa, è stato un poco, diciamo. La democrazia europea. Sì, ecco, diciamo questo. Come hai visto evolversi Fuerteventura nel corso degli anni dal momento del tuo arrivo? Ci sono stati cambiamenti significativi che hai notato nell'isola e nella sua comunità? Sì, diciamo che allora, il bello di Fuerteventura, partiamo dalla base, che anche questo mi sono dimenticato di menzionare prima, che quando vivi qui nessuno ti giudica come sei vestito, per la tua religione, per quello che pensi, per il tuo colore dei capelli, se hai tatuaggi, non hai tatuaggi, ed è una cosa essenziale che ancora oggi è così. E c'è pochissimo consumismo. Cosa vuol dire? Che tutto questo non è che ti porta ad avere quella voglia frenetica di comprarti la maglietta di marca per farti vedere o qualcos'altro. Tu lo puoi indossare perché ti rende felice e chi ti sta accanto è felice che tu sei felice. Però in questi anni, per esempio, per quanto riguarda il discorso delle auto, anche qui c'è stato una corsa a comprare, per esempio, le macchine nuove.
cosa che prima, i primi anni quando siamo venuti qui, era una cosa, si stava sull'essenziale, bastava avere quattro ruote come era un mezzo. però adesso diciamo che la percentuale di auto nuova è molto elevata, anche se fortunatamente il mercato delle macchine cosiddette d'occasione, le macchine usate, è molto alto, come per esempio tantissimi anni fa in Germania. E la crescita si può vedere nella costruzione di nuove strade, perché comunque col passare degli anni è aumentato il flusso turistico, e arrivano veramente turisti da tutto il mondo, e quindi anche per esempio nel nostro campo del noleggio delle auto, se arrivano per esempio in periodi dell'estate, che non si hanno più macchine anche disponibili, tutti i rent-a-car, per il flusso così alto di turisti. Quindi tutto questo si ripercuote sulle strade, e quindi c'è stata l'esigenza di fare nuove strade, nuove tangenziali, per far sì che il flusso delle auto non entri nelle cittadine e quindi faccia danno. Come dicevi tu nell'introduzione, qui Fuerteventura è prettamente un'isola naturale, dove si possono vedere comunque degli scenari che di solitamente si vedono nei documentari, sono cose che ti commuovono. E quello che dico sempre io, da quando vivo a Fuerteventura, ho capito perché quando ero piccolo vedevo le persone definite da me anziani, che dicevo i nonni, sedute sulle panchine, che erano persi con lo sguardo nel mare. Ecco, qui a Fuerteventura ti succede questo anche se hai 20 anni. Sei seduto su una panchina, guardi al mare e proprio ti porta via i tuoi pensieri viaggiano con le onde. Ah, caspita, bellissimo. E, però ecco, questo stile di vita, diciamo di una volta, quindi questa non necessità di essere presi dalla frenesia del consumismo, non ha precluso comunque un'evoluzione tecnologica, nel senso che mi pare di capire che mi dicevi che le infrastrutture internet funzionano alla grande, eccetera, eccetera, o sbaglio. No, no, hai pienamente ragione. Qui, per esempio, in molte città c'è la fibra che arriva fino a 1000 come velocità, e poi comunque ci sono dei progetti per il futuro. Per esempio, qui il Parco Tecnologico ha un progetto che inizierà da settembre, che è quello dei droni, che però non sono i droni realmente che conosciamo noi, che pilotano con il joystick, ma sono dei droni satellite che verranno pilotati fino a un'altezza di 20 km d'altezza dal suolo, e verranno usati appunto come satellite per dare informazioni sul meteo, sulla conformazione geologica, tutte le informazioni che si possono prendere. E dal punto di vista economico ci sarà un gran risparmio come progetto, perché adesso ad oggi noi conosciamo solo i satelliti che vediamo al di fuori nell'atmosfera, che hanno un costo molto alto anche per lanciarle tutto, mentre queste sono delle strutture molto leggere, ricoperte da pannelli solari con motori elettrici, e che vengono guidati da una centrale operativa direttamente qui nel Parco Tecnologico di Fuerteventura. E questo è un progetto che porterà Fuerteventura proprio al centro del mondo, perché sono i primi a lanciarli e a lanciarlo come progetto, e verrà poi venduto, tra virgolette, o comunque condiviso con altre nazioni. Caspita, incredibile, incredibile. E un po' faccio delle domande così di mera curiosità. I costi del carburante lì, come si è messi? Qui in Italia siamo arrivati a 1,85 euro al litro per la benzina. No, qui il prezzo della benzina è 1,32, però ti dico sinceramente,
Questo per esempio è stato un cambiamento, perché dopo con la guerra, come nel resto del mondo, ci sono stati degli aumenti delle materie prime, per esempio il legno, comunque materiale di costruzione e del carburante. Noi prima il carburante non arrivava a 1 euro. E io quando sono arrivato a Fuerteventura 8 anni fa, la benzina costava 0,80. Quindi se questa cosa, comunque per chi vive qui, questo aumento si sente nell'economia familiare e nell'economia aziendale, anche se rispetto per esempio all'Italia i prezzi sono più bassi, però noi viviamo qui, gli stipendi sono più bassi e quindi bisogna arrivare alla fine del mese con i soldi che si ha. Un'altra domanda lì, la corrente elettrica, che ne so, gli abbonamenti a internet, che prezzi hanno più o meno? Guarda, ti dico, ti posso dire che allora, gli abbonamenti in internet è più vantaggioso in Italia anche per quanto riguarda le compagnie telefoniche, solo per un motivo, perché c'è più concorrenza. E si ritorna sempre sul discorso che comunque l'Italia, essendo molto più commerciale, essendoci più consumismo, queste cose sono arrivate adesso. Internet e la fibra sono pochi anni che è stato messo qui rispetto all'Italia, quindi è ancora agli inizi. L'energia elettrica viene attraverso gli aiuti statali incentivato moltissimo il discorso dei pannelli solari e comunque si spinge tutto sull'ecologico, anche perché qui siamo in un'isola dove il sole c'è per tantissime ore, c'è il vento che può essere sfruttato, perché non sfruttare tutta questa energia alternativa? Cioè, tecnicamente si potrebbe avere sarebbe il posto ideale per avere una piccola auto elettrica e ricaricarla direttamente con i pannelli solari. Sicuramente qui sarebbe il posto ideale, anche perché per esempio c'è una grande percentuale, cioè gli spazi sono maggiori rispetto all'Italia, cioè è più facile anche vivere, incontrare una realtà di persone che possono vivere tra i campi e quindi essere totalmente autonomo con i pannelli fotovoltaici e poi che avere una macchina elettrica, caricartela e proprio costruire un sistema per distaccarsi totalmente, anche perché bisogna tener conto che noi viviamo solo con l'elettricità. Qui non si fa un risparmio, per esempio, è che non si usa il gas dentro le case, il metano, per il riscaldamento. Qui il riscaldamento praticamente non c'è nelle case Temperature e quindi sono quelle che ho citato prima durante l'introduzione, chiaramente non serve poi un impianto come quelli che abbiamo noi qua in Italia. no, difatti qui non scendendo le temperature sotto zero e ghiaccio per ora non si è visto e comunque ci sono realtà, per esempio, che cucine che fanno uso delle bombole a gas, per esempio. E quando è freddo ti copri di più. Anche lì potrebbero essere benissimo sostituite con le piastre in induzione, visto la quantità di sole che c'è. Sì, infatti la maggior parte nelle case la realtà è di usare comunque tutti i pannelli elettrici per cucinare. Adesso chi li sostituisce mette quella induzione, soprattutto se ha i pannelli fotovoltaici
sul tetto e sì, diciamo che comunque è una buona alternativa, un'alternativa da pensare naturalmente sempre se si ha un piccolo gruzzoletto da investire, perché qui nulla, bisogna specificare una cosa. Scusa Marco se mi permetto, però per me è una cosa molto importante far passare il messaggio a tutti quelli che ci ascoltano che qui Fuerteventura non ti regala niente nessuno, cioè di non credere alle persone che ti dicono che con 1.000 euro vivi tutto il mese, puoi andare a vivere, mangiare al ristorante tutti i giorni. Queste non è la realtà di Fuerteventura, ma come penso di tutto il mondo. Cioè, di pensare, come ci hanno sempre detto i nostri genitori quando eravamo piccoli, che nessuno ti regala niente, che te lo devi guadagnare. Quindi anche qui ci sono delle cose che possono essere definite care ed è un qualcosa che è più vantaggioso rispetto all'Italia. Però gli affitti, per esempio, sono abbastanza elevati, cioè ci sono zone in Italia che gli affitti costano di meno, tipo un affitto può partire minimo da 600 euro, quello mensuale. Quindi, e poi anche la vita. Quando vai a fare la spesa negli ultimi anni è aumentata del 40%. Quindi se si è venuto a Fuerteventura 4 anni fa, per esempio, e si ritorna ad oggi, nei supermercati potete trovare che ci sono stati dei grandi aumenti come c'è stato in Italia o altri resti del posto. Quindi di valutare molto bene, scusate se mi permetto di dire questo, però io vedo su Facebook soprattutto o altri social che tante persone sono demotivate di vivere nel proprio paese, che può essere la Francia, che può essere la Germania o la stessa Italia, e dicono vado a vivere a Fuerteventura. Va bene per il clima, però ribadisco, qui nessuno ti regala niente e quando vieni qui a lavorare, se trovi il posto di lavoro, gli stipendi sono più bassi. Mi sono permesso, scusami Marco, No, di fare questa perché puntualizzazione, voglio però dare comunque uno spaccato di quello che è una realtà diversa dalla nostra, ecco. E volevo farti un'ultima domanda. Per qualche anziano che decidesse di pensionato, ovviamente, di trasferirsi lì, che vantaggi economici può avere? qui se un pensionato non è stato, non è un ex dipendente statale, c'è la possibilità di defiscalizzare la propria pensione. Cosa vuol dire? Lo Stato italiano fa sì che ti dice che le tasse non ti vengono detratte dalla tua pensione, ma le devi pagare poi qua in Spagna, che sono leggermente più basse rispetto all'Italia, quindi ha dei vantaggi fiscali e se la deve gestire lui poi interamente la pensione quando lo prende. Certo. Va bene, Massimo, per adesso ci fermiamo qui. Comunque, mi riprometto di ricollegarmi nuovamente con te per magari ulteriori aggiornamenti, oppure se tu hai altri aggiornamenti da comunicare ai membri del gruppo. E ti chiedo eventualmente di condividere i post, se riesci, non dico quotidianamente, ma magari una volta a settimana, in maniera che i nostri membri possano vedere le offerte, i pacchetti che voi via via andrete a creare. E niente, Massimo, io ti ringrazio per il collegamento, ti do un abbraccio, speriamo di rivederci, che oramai sono anni che ne siamo più, e niente, faccio concludere a te. Io ti ringrazio Marco, ti veramente auguro di rivederti presto perché soprattutto so che
nel caso tu venissi qui a Fuerteventura a trovarmi, ci sarebbe un investimento soprattutto per la tua salute perché ti potrai rilassare. È un investimento per me perché posso vedere e rincontrare un amico. Per quanto riguarda gli ascoltatori, io ringrazio tutti e vi invito a visitare la nostra pagina che è www.stopinparadise.com. E per qualsiasi cosa, comunque troverete anche il nostro numero di WhatsApp, ci potete scrivere e saremo comunque a vostra totale disposizione anche a farvi un preventivo gratuito o a darvi dei consigli. Buona serata a tutti e grazie. Grazie Massimo, buona serata a te, grazie mille. So cute, I know, but I gotta mean fight. All the time set in my sights. Don't ask, just tell, but I won't tell you twice. My shape's around. Bene, anche questa sera abbiamo concluso la prima puntata pilota di Lemine Podcast News. Ringrazio Massimo e ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato e che ci ascolteranno. Vi ricordo che se avete qualcosa da comunicare dalla comunità del Lemine e della Valle Imania, potete scriverci un messaggio nel numero WhatsApp di Lemine News Visit Lemine e richiedere un'intervista in diretta audio su questa rubrica che ricordo si chiama Lemine Podcast News. Vi ringrazio ancora e buona serata a tutti quanti. Getting what you want, the best part of life. Speak my mind, I take what I need. Circling in the same place, trying to get my head on straight. You're even farther than yesterday. I don't wanna fake this, but I can seem to shake this, no. Cause you don't look at me the same. I can't seem to break through. Tell me how to make it true. Cause I've given everything for you. You only love what is brand new. Now I'm just a game for you. There's no fight left in you anymore. You don't feel it anymore. Though I keep begging you for more, you don't feel it anymore, anymore. Trying to keep the spark alive, but I know well it already died. Cause you don't even seem to try, you never seem to try. I thought we were endless, but now I won't forget this, no. It's been a long time since you're mine. Can't seem to break through. Tell me how to make it true. Cause I've given everything for you. Just let me in. You only love what is brand new. Now I'm just a game for you. There's no fight left in you anymore. You don't feel it anymore. Though I keep begging you for more.